Amici biker, benvenuti a un'altra puntata dei Sentieri di Black. Oggi sono a casa mia, ma nel senso proprio a casa mia. Un giro che sarebbe più adatto nel periodo autunno-inverno-primavera, data le quote, che sono quote collinari, ma che faremo oggi perché in montagna le previsioni non sono bellissime e dopo aver già preso acqua ieri in Valdigna, La Salle, su una discesa brutta 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 e il video ho deciso di non pubblicarlo. Oggi siamo a fare un bel giro misto asfalto sterrato qui sulle colline di casa mia, che vi farò conoscere meglio durante il percorso, insieme a Claudietta, Ciao! la mia santa donna, che oggi mi seguirà in questo giro facile facile. È una quarantina di chilometri e circa 700 metri di dislivello, per cui partiamo. Giro di oggi. Hi, my name is Stereo Mike. Yeah, we got three tickets to the Brand Van concert happening this Monday night, Pacific E qui siamo appena sopra le colline adibite a vigneti del nostro paese, che è Grignasco, che è quello lì sotto. Prima eravamo lì e continuiamo a salire facendo la strada della Traversania. Quello che vedete lì sopra, giusto per darvi dei riferimenti, è il monte sotto casa nostra, che è il Monte Fenera, con la caratteristica croce. La parte della coperta è la zona dove c'è il Monte Rosa, la Pietra Croana e tutte le colline che collegano fino alla zona di Gattinara, che adesso rimane coperta. Lasciata la Traversania e il santuario di Bocca, che è qui dietro, qui vedete sempre il promontorio del Monte Fenera, prendiamo il 778 per località Montalbano, ma senza arrivarci, perché poi più avanti si girerà a destra verso Maggiora, che rimane di là, verso Bocca Maggiora. Continuiamo. First, yeah, I reckon.
when the night lies so still. Oh, before I go to sleep, I come by, oh, just to look at you. In the dim light, I say, but in my own small way, I will try, you will help you through. There'll be blue skies falling, there'll be sad scenes and bad dreams, in a world so uncertain, through the cloud it's hard to see. I will grab you and lift you, as you hold on tight and sway, we'll go walking, walk across the fields of gray. There's a place I can go when the world gets me down. Oh, and nothing, oh, and nothing goes quite right, it seems. As I look there, I know fortune smiles on me so. But who knows? No one knows about tomorrow. There'll be blue skies falling, there'll be good seas, bad dreams, in a world so uncertain, through the cloud it's hard to see. I will grab you and lift you, as you hold on tight and sway, we'll go walking, walk across the fields of gray. When I was younger, I saw things in black and white. Now all I see is a sad, hazy gray. Sometimes I see a narrow flash of light. Sometimes I look and you show me the way. Il tratto che avete visto adesso è il tratto più tecnico da fare, che è il pezzettino di sterrato tra Sorriso e Pugno, dove arriveremo poi tra poco passando un ponticello e facendo l'ultimo pezzettino a spinta e uscendo al campo sportivo. Thank you.
eccoci arrivati a Pugno, campo sportivo, dopo aver fatto un tratto in sterrata più difficile di oggi, come già vi dicevo prima. Intanto arriva anche Claudietta, brava Claudietta, bravissima, c'è una zanzara. Guarda. E come dicevo, il tratto sterrato da Sorriso appunto qua a Pugno, che è il più impegnativo della giornata. Continuiamo verso la Cremosina. Si trovano tutti i biker, è il punto di partenza per le Super Enduro di Pugno, tra le più conosciute in Italia nel circuito enduro. Sempre pieno di biker qui. Pugno. Che abbiamo fatto noi ora è arrivati quasi in frazione Bettole, porti di Borgosesia, la deviazione per Fenera San Giulio, proprio ai piedi del Monte Fenera, dove ora prenderemo una deviazione sul 764 che ci collegherà poi verso la sede del Parco Naturale del Monte Fenera, che è una deviazione che rimane sopra l'abitato di Bettole. Una deviazione abbastanza ripida in salita. Se invece di fare questa deviazione, che poi continuerà qui nei boschi, siete abbastanza stanchi, vi consiglio di tenere la strada principale sotto, che vi condurrà senza possibilità di sbaglio a Grignasco. Noi ora continuiamo per i boschi sul 764. Claudietta, cosa ne dici di questo giro che ti ho proposto oggi? Bello, mediamente
abbordabile a tutti e non so cosa altro dire. Allora, riassumo io quello che vuole dire lei. Praticamente un giro medio ha dato la maggior parte dei biker per uno sviluppo di 40 km, circa 700 metri di dislivello da percorrere in circa 3 ore. Con questo itinerario ho voluto far conoscere alcuni luoghi vicino a casa mia e dall'autunno in avanti me ne farò conoscere altri. Adesso si spera di fare altri giri in vetta. Continuate a seguire, sempre sui sentieri di Black. Alla prossima, ciao! Ciao!